Opening season 2015 alla Caparena, serata inaugurale nella splendida location di Taormina e mai occasione più bella per la catanese beach soccer che si è presentata in una serata sobria, divertente e che ha rinsaldato la forte collaborazione, l'asse che unisce lo staff dirigenziale della catanese al Caparena di Sergio De Luca. Il numero 1 di Caparena ha ricevuto la maglia numero 7, blu a tinte rosse, di una catanese che vuole riscattarsi nella prossima tappa a Catanzaro per centrare le Final 8 a Legnano Sabbiadoro. La cena, che si è svolta alla presenza di moglie e figli dei calciatori, è stata intervallata anche da alcune interviste. La voglia di riscatto di Raffaele Lardo e Angelo Sciuto, entrambi assenti a San Benedetto del Tronto, la determinazione di Salvo Campanella, colonna portante della difesa, e i buoni propositi di Gabriele Di Benedetto. Poi fuochi d'artificio, tanta musica e una serata da numeri uno per associare la catanese al suo main sponsor, Caparena, che non ha bisogno di presentazioni per la grande qualità e la cornice suggestiva che pochi possono vantare. Ah, diciamo che ci stiamo preparando al meglio, purtroppo lì a San Benedetto è andata male, però siamo consapevoli delle nostre forze, quindi sappiamo che dobbiamo fare sicuramente meglio, quindi speriamo nei 9 punti che ci porteranno a Lignano Sabbiadoro. Ci stiamo allenando, stiamo provando alcune cose, alcune tattiche col mister, quindi stiamo bene fisicamente. Ma sono stato assente per motivi personali a San Benedetto con i ragazzi, però fondamentalmente ero con loro con la testa, perché tengo tanto a questo gruppo, tutti quanti teniamo a questa squadra. Purtroppo i risultati non ci hanno dato ragione in questa tappa, ma siamo pronti, ci alleniamo per andare a Catanzaro a dare il massimo e qualificarci per le finali. Da più di 3 settimane mi sto impegnando e sto lavorando per cercare di arrivare nel migliore dei modi alla tappa di Catanzaro, quindi sono fiducioso che insieme ai miei compagni cercheremo di vincere più partite possibili e sperare in una qualificazione per Lignano. Sicuramente ha inciso tanto il fatto che abbiamo tirato tanto la prima partita con l'Ecosystem. Quello ha fatto sì che magari con il Lamezia abbiamo un pochettino tirato i remi in barca, forse per non so, la stanchezza o comunque una serie di situazioni che ci hanno portato alla seconda partita, una sconfitta inaspettata. E poi speriamo veramente di poter andare a Catanzaro con i buoni presupposti e fare almeno 6 punti le 2 prime partite e poi giocarci tutto con Catania e Villafranca.